Ciao a tutti e ben ritrovati per le nostre lezioni di letteratura italiana. Oggi parliamo di Giuseppe Ungaretti. Ungaretti nacque nel 1888 ad Alessandria d'Egitto, ma ebbe molte patrie: Lucca, città natale dei suoi genitori, Parigi, dove si trasferì per completare gli studi, il Friuli, dove combatté durante la Prima Guerra Mondiale, Roma, dove si trasferì nel dopoguerra, San Paolo del Brasile, dove insegnò dal 1937 al 1942. Ungaretti vide riconosciuti i suoi meriti in Italia a partire dagli anni 40, quando ottenne la cattedra di letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma e fu nominato Accademico d'Italia. Nel 1962 venne eletto all'unanimità presidente della Comunità Europea degli Scrittori. Il poeta morì a Milano il 1 giugno del 1970. Nucleo centrale della poesia di Ungaretti è il bisogno di risalire a un originario stato di purezza, una sorta di paradiso perduto, al di fuori del tempo e della storia. Il poeta vive in prima persona gli orrori della storia, si fa carico del dolore del mondo, ma sempre guardando oltre, provando a calarsi negli abissi dell'anima alla ricerca del senso ultimo della vita. Essendo quella poetica un'esperienza di tipo mistico, il poeta può solo suggerirla attraverso frammenti evocativi. Le poesie di Ungaretti procedono così per lampi, illuminazioni folgoranti, e le parole, strappate al silenzio, appaiono isolate da lunghe pause e hanno una forza fuori dal comune. Ungaretti ricorre a un sistema analogico fondato dapprima sulla similitudine, ma che poi evolverà verso accostamenti più ellittici. Parliamo ora del Porto Sepolto del 1916. L'opera comprende liriche composte per lo più in zona di operazioni belliche, con l'indicazione del luogo e del giorno di stesura. La raccolta ha dunque la forma di un diario, particolarmente adatta a esprimere l'esperienza maturata in trincea dal poeta come soldato e l'idea dell'estrema precarietà della vita che nasce dall'esperienza della guerra. Ungaretti chiarisce la propria concezione della poesia evocando l'antico porto di Alessandria d'Egitto, da secoli inghiottito dalle acque. Come l'archeologo per raggiungerlo si deve immergere in fondo al mare, così il poeta deve scendere nelle profondità della propria anima. Nel poeta, l'esperienza della guerra non fa che rendere ancora più pressante il desiderio di rinascita, il bisogno di innocenza. La sintassi è caratterizzata da frasi brevi e giustapposte, in rapporto analogico, da abbondanza di frasi nominali, dalla soppressione della punteggiatura. La metrica dal verso libero e di misura breve, spesso ridotto a una sola parola. Il lessico da parole quotidiane ma evocative, potenziate dalla coincidenza con il verso e dalla collocazione nello spazio vuoto. Passiamo all'Allegria del 1931. Nel 1919 Ungaretti decise di pubblicare in un'unica raccolta e in una versione accresciuta tutte le poesie composte fino a quel momento. Uscì Allegria di naufragi, riedita successivamente con il titolo L'Allegria. Il titolo originario della raccolta è un ossimoro, con cui Ungaretti sottolinea l'istintiva reazione di attaccamento alla vita scaturita dalla costante esperienza dell'annientamento che caratterizza la guerra. Veniamo a Sentimento del tempo, nel 1933. Ungaretti, pochi anni dopo il suo trasferimento a Roma, si convertì al cattolicesimo. La sua tormentata religiosità oscilla sempre fra il timore del giudizio divino e un bisogno di redenzione che può nascere solo dalla misericordia e dal perdono di Dio. Temi dominanti sono il confronto fra l'effimero e l'eterno, il senso della caducità che introduce all'orrore della morte, ma anche al mistero della risurrezione e della gloria eterna. Il ritorno all'ordine, proprio della letteratura del primo dopoguerra, si realizza in un'amplificazione della sintassi, in un lessico più ricercato e raro, in una metrica che recupera le misure tradizionali del settenario, del novenario e dell'endecasillabo. Veniamo al dolore, nel 1943. La raccolta comprende tre sezioni dedicate ai drammi personali del poeta, in modo particolare la morte del fratello e del figlio, e tre dedicate al dramma collettivo della Seconda Guerra Mondiale. Le poesie oscillano fra il disperato tormento per le perdite subite e la certezza cristiana della risurrezione e della vita eterna. Gli eventi bellici sono letti come conseguenza di un allontanamento dell'uomo dalla legge divina. Permane tuttavia la speranza cristiana della misericordia di Dio, unita a un profondo bisogno di redenzione. Le poesie dedicate ai lutti familiari riprendono il lessico immediato e l'andamento diaristico della prima produzione, più
Più criptici appaiono i testi in cui il poeta medita in termini metafisici sulla morte. All'ultima stagione della poesia di Ungaretti appartengono anche La terra promessa del 1950, Un grido e paesaggi 1952 e Il taccuino del vecchio 1960. In quest'ultima opera Ungaretti sceglie di rifarsi alla tradizione biblica, ritrovando la propria storia nelle dolorose vicende del popolo ebraico e avviandosi con serenità alla terra promessa del paradiso. Molti versi hanno il carattere di un vero e proprio testamento. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale e vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!